Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, Giordania, opportunità all'insegna della ricetta anticrisi del regno hascemita. Poche settimane fa il governo giordano ha presentato il nuovo Governance Indicative Executive Program 21-24, ambizioso piano di modernizzazione che propone una visione di sviluppo politico, sociale ed economico incentrata sulla crescita, la creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà. Sono 7 i pilastri del documento programmatico: riforme economiche e strutturali, sviluppo politico, lotta alla corruzione e affermazione dello Stato di diritto, trasformazione economica verso un'economia digitale e verde, investimenti e settori produttivi, infrastrutture, servizi sociali, occupazione e riduzione della povertà. La nuova strategia del governo giordano si prefigge di realizzare le migliori sinergie tra politiche economiche, fiscali e monetarie per favorire la crescita e mantenere al contempo la stabilità monetaria. Investimenti, coinvolgimento del settore privato e collaborazione con i partner sono le parole chiave della nuova agenda economica inaugurata dal Regno Hascemita. La copertura finanziaria del programma è stimata in circa 9 miliardi di euro, con un gap di finanziamento di circa 1,5 miliardi di euro. All'attuazione del piano sono collegati diversi interventi di politica economica che contribuiscono a rendere più appetibile il business climate locale. Si prevedono a questo proposito emendamenti alla normativa nazionale in materia di investimenti stranieri che liberalizzano 22 settori e istituiscono un nuovo meccanismo di gestione degli investimenti pubblici. Accanto a questi, l'introduzione di una legge sul partenariato pubblico-privato e l'istituzione di un fondo per finanziare studi tecnici e finanziari e stimolare la creazione di nuove catene del valore. Ad esprimere un giudizio positivo sul cammino di riforme intrapreso dal Regno Hascemita è stata anche la Banca Mondiale, che si è dichiarata pronta a realizzare forme di sostegno finanziario. In questo contesto di rinnovato dinamismo dell'economia giordana, anche gli investitori italiani potranno inserirsi proficuamente sfruttando le competenze acquisite nei settori che fanno oggetto del nuovo piano esecutivo nazionale del governo giordano.